never die when love has gone. I know you think you'd like to run away. Never die. Grazie per aver accettato l'invito di un caffè con una domanda classica ai miei ospiti, in questo caso anche a lei. Chi è Cesare Lanza? Nato nel 1942 in Calabria. Ah, in calabrese, non romano. Come Calabria mai... è la mia mamma, Genova è la mia amante e Roma è mia moglie. Romano, quindi, perché amante, mi piace l'amante. Eh sì, perché a Genova, che è stata la mia città adottiva, ho avuto successi e infortuni. E quindi sono legato molto romanticamente, perché è la città che ho vissuto di più, proprio sangue, sudore, soddisfazioni, felicità, infelicità, amori, una famiglia che ha lasciato il posto a un'altra famiglia. Vogliamo parlare dei suoi amori? Perché no? Ma sono tanti. Ma almeno non basta, qualcuno che... Non bastano 10 ore di programma. Certo, assolutamente, però c'è sempre quell'amore che comunque resta di più nel nostro cuore, no? Io ho avuto due mogli importanti, due persone per bene, che hanno avuto la pazienza di sopportarmi. E poi 3-4 grandissimi amori, uno pubblico e l'altro, gli altri segreti, quindi non possiamo parlare. Però sono pazzo per le donne, perché è un universo femminile superiore a quello maschile. Ecco, sì, certo. Vogliamo per esempio qui fra me e te, se possiamo darci del tu, assolutamente sì, va benissimo. C'è già configurata una, certo, tua assoluta superiorità. Un feeling, come me, della un feeling via. Magari, questa è un'apertura e a uno come me, appena dai uno spiraglio, sono uno che si butta. No, si è configurata la tua superiorità, non fosse altro che sei tu a fare domande. Assolutamente, e a me sì. Tocca puoi farle anche tu, comunque, Cesare, non assolutamente, siamo liberi, quindi facciamo un programma live, un programma... Cosa fai stasera? Insomma, io vado via, questo lavoro, dopo l'intervista di un caffè con te, Cesare, rientro a Salerno. Ma ci eravamo già conosciuti noi, però no, mi sembra di averti incontrato. No. Che è un classico. È un classico, sì, un classico. Io sì. Giurerei che tu sei passata dai miei programmi. No, io invece ti ho visto spesso e volentieri in televisione, con Buona Domenica negli anni passati. Il volentieri. Ti piace il volentieri perché? Che cosa senti quando ti dico volentieri? Mi sento voluto bene, io sono uno che fin da il primo giorno di nascita fino ad ora ho bisogno estremo di coccole, tenerezze, dolcezze. Il guaio delle donne, certo, ma anche la vostra superiorità, e mentre noi maschi teniamo sempre un atteggiamento più o meno costante, coerente, timido, pieno di complessi. Voi quando siete dolci, siete dolci, quando volete essere un po' iene, lo siete. Lo siamo, siete sì, molto sì. Più sincere, questo sì. Libere di mente, spontanee. Sì, sì. Senti, quanti impegni comunque Cesare Lanza, televisione, autore televisivo, giornalista, autore, qual è quello che tu senti di più a pelle? Quello che ti affascina? Ma guarda, sono stagioni della mia vita, cioè io per quasi tutta la vita, e comunque sono, no? Perché sono vocazioni come il sacerdote anche se si spreca, sempre prete rimane. Io sono un giornalista e ho fatto giornali, ho diretto giornali fino a una 15ina d'anni fa. Adesso resto un giornalista, però il mio giornalismo lo porto, cerco di portarlo entro certi limiti nei programmi televisivi. E adesso mi sto innamorando, e tu puoi immaginare com'è pericoloso innamorarsi alla mia età, del cinema e del teatro. Di recente ho fatto una cosa a teatro e per la prima volta in vita mia non ho avuto abbastanza fiducia nel possibile successo. Io ti vedrei comunque, hai fatto teatro come attore? Anche come attore? Sì. Vabbè, allora provo, però mi piacerebbe. Questo è il nostro break, intanto, comunque continuiamo sempre a parlare. Vi usate il fuori onda o no? No, grazie, no. Grazie. Puoi aggiungere qualcosa? Io prendo sempre il caffè, da meridionale quale sono, insomma, io prendo il caffè. Vedo che tu prendi il succo di frutta. Sì, perché sono un bambino e poi perché sono ipersensibile.
quindi il caffè mi fa fibrillare, mi mette dei... mi agita e quindi cerco di evitare. Vogliamo ritornare al discorso del teatro, poi parliamo di televisione, della questa tua accademia, insomma. Il teatro adesso di recente ho fatto e farò ancora a dicembre, a gennaio, delle repliche di una piece teatrale che mi sono inventato, comica, il nome dice quasi tutto, il titolo, La Berlusconeide, in cui è tutto un pezzo comico. Io penso, di fronte alle cose grottesche che stanno succedendo oggi in Italia, che un modo autentico, spontaneo da parte del cittadino di reagire è quello di farsi una bella risata. E io in questo spettacolo do la possibilità di sorridere e di ridere. Io leggo c'è una cosa come autore a cui tengo, c'è una sola cosa che mi fa veramente paura, annoiare. Se annoio il mio pubblico, se il pubblico cambia canale oppure non legge quello che scrivo, il film che ho fatto si alza e se ne va, quella per me è una bocciatura insopportabile, non uscirei per strada per parecchio. Quando amano comunque... Tu però sei piena di buonsenso, ma come... In che senso? Sono tranquilla. Dammi qualche sdregolatezza. Una mescolanza, ma una parolaccia, mescolanza? Qualcosa. No, perché mescolanza? Tu provichi molto comunque, sei... Mescolanza. Sì. Mescolanza perché io mi occupo di tante cose. Ho fatto un film che è stato definito disperato, pessimista, crudo. Titolo? La perfezionista. La protagonista è una giovane che tenta di fare nella vita alla perfezione, quasi morbosa, tutto quello di cui si occupa, qualsiasi cosa, con mente libera, anche uno sfogliarello. Anche... Fai tutto alla perfezione. Bene, ma hai fatto bene a interrompermi, così evitiamo di dire il finale del film se qualcuno vuole recuperare. Certo. No, io non faccio la perfezione, anzi, se sento che ho voglia di fare una cosa mi ci butto e cerco di dare il mio meglio, ma non inseguo la perfezione anche perché sono convinto che è un concetto discutibile. Bevi il succo d'arancia, mentre io ti posso dire che sono felice comunque di averti qui ospite in questa edizione 2009-2010 di Un Caffè Con. Di che segno sei? Cancro, ascendente Cancro. Ah, quindi tranquillo, una persona molto... Sì, ipersensibile, volubile di umore, insomma, me ne rimproverano di tutti i colori, però sono leale, molto incazzoso, molto severo, non transigo se qualcuno sul lavoro non fa quello che... Stesso, idem pure per me, per quanto riguarda... E poi ce l'hai tu il boccino tu, mi sto comportando bene. Sì, bene. Abbastanza, sì, non sei più. Infatti stavo dicendo abbastanza, no? Benissimo. Cari amici salernitani, avete la fortuna di questa bella bionda, io invece no. Accademia 254, perché? Forse è stato un errore. Sì, perché siccome ricevo decine, anche centinaia a volte, di persone che dicono ascolta la mia canzone, leggi il mio racconto, ho fatto questo corso, dammi una mano, io umanamente non ce la faccio, allora ho fondato l'Accademia per dire chi veramente crede in me, cioè non scrive a me come scrive a 100 altri personaggi del mondo dello spettacolo, si iscrive alla mia Accademia, lo seguirò per mesi, alla fine ci sarà una selezione e aiuterò quelli che meritano. Cosa pensi che sia successo? Che molti si sono iscritti, ma nel frattempo continuo a ricevere centinaia di richieste, ascolta il mio disco, cosa pensi del mio film? Sono bravo a recitare. Non ne posso più, sono vecchio, stanco. Se volete scrivervi all'Accademia, bene. La saggezza comunque ti è padrona, se mi permetti. Cioè, no, io non sono saggio, è un insulto. Saggezza nel tuo lavoro comunque, perché comunque hai molta più esperienza di me. Io comunque adesso comincio, sono sincera, a camminare nella mia semplicità, nella mia umiltà. Faccio questo lavoro perché ci credo. Puoi venire e puoi iscriverti alla mia Accademia. Io vorrei tanto che tu mi invitasse, insomma, con il mio staff. Sei già invitato a tutto quello che vuoi. Vogliamo ricordare anche un sito, un numero di telefono. Sì, scrivete direttamente a me, sì. Perché io leggere leggo tutte le lettere. Ah, benissimo. Poi gli esami, i provini, si può scrivere a Cesare chiocciola la mescolanza tutto attaccato .com. Cesare chiocciola la mescolanza .com. Vabbè.
Senti Cesare, cosa pensi del programma Caffè Con? E vedo che le domande sono molto coinvolgenti e mi spingi a essere spontaneo come raramente sono stato in vita mia. Il naso si allunga e arrivo a finali. No, quindi è un bel programma, tu sei una persona molto simpatica, hai qualità, però a televisione forte si fa a Roma, a Milano. Ecco, sì. Sai qual è la tua qualità? Che metti a tuo agio l'intervistato, sì, in modo che uno si lascia andare. Senti, a fine giornata, classica domanda. Magari sarò un po' meno attivo, ma posso assicurare che passivo non lo sono mai. Posso dire? Le cose che sto facendo adesso sono il Festival di Sanremo. La seconda cosa a cui tengo e che mi vorrei segnalare nel mio interesse spudorato è che stiamo lanciando il decoder, il sottotitolo dice tutto, il dizionario dei personaggi che hanno fatto e disfatto la televisione in Italia, dall'inizio, dal 1954 a oggi. Online mettiamo ogni giorno 10-12 schede, con una F se hanno fatto, con una D se hanno disfatto, con dei pallini per valutare quanto hanno fatto e quanto hanno disfatto, e con una L che significa limbo se non sono né in un territorio né nell'altro. L'ultima cosa, sto scrivendo il mio prossimo film che credo ha un bel titolo, L'allacciatore di scarpe. Perché l'allacciatore di scarpe? È un nuovo mestiere, l'allacciatore di scarpe, che inventiamo nel film. A differenza del mio primo film, questo sarà il fondo di amarezza, c'è sempre perché c'è. La leggi l'amarezza nei miei occhi, nello sguardo? No. Sì, sì. Un fondo di malinconia. Sì, malinconia, sì. Però sarà un film brillante, però comico, con molte battute, la gente potrà divertirsi. Potrà divertirsi sicuramente, però, no, sicuramente con la tua ironia. Ti piace questo titolo, incuriosisce? Sì, sì. L'allacciatore. Hai già trovato anche la protagonista? No, stiamo cercando e comunque anche se lo avessi non lo direi perché sì, fino a quando non firmiamo è meglio, certo, essere cauti. Quanti impegni, più di me sicuramente, Cesare, ma a fine giornata ti senti più sole o più luna? La domanda che io faccio mi sento così. Vorrei dare una risposta amara che rovini tutto quello di brioso abbiamo cercato di dare. Tanto tagliamo. Né sole né luna, mi sento solo. Sì, alla sera. Questa. Mi piace, complimenti. Grazie. Il sole nel nulla, ma mi sento. Vedi solo. Che le proprie malinconie danno la gioia degli altri, sì. Almeno a qualcosa però, serve. Posso consigliarti, devi scegliere. Dai, non ti faccio sentire solo, ma devi scegliere o sole o luna, caro Cesare. Luna sicuramente. Luna, perché? Tanto che la luna è più romantica, poi perché la luna si adatta di più alla mia malinconia e alla mia solitudine di fondo. Luna tu, luna? Che fai? Bella, luna caprese, luna. Ci sono le canzonette anche, no, luna sicuramente. La sole non mi sembra. Sì, la riproduzione di un caffè con te ti omaggia di un piccolo pensiero. Possiamo. Ah, ma che gentili. Sì, intanto io. Cos'è, un tarallo? No, perché questo bicchiere. Devo aprire? Assolutamente sì, ringrazio intanto alla regia Gianni Petrizzo e alle riprese Vincenzo Proce. Gianni Petrizzo è un Petrizzo, vedevo sorridere mentre fa le riprese. No, si diverte. Se sono piaciuto a lui, che chissà quante ne ha visto, speriamo di piacere, sì, anche ai telespettatori. Ma gira? È una donna. Ah, che bello! Le ceramiche famose. Sì. E quindi. Io verrei spessissimo sulla vostra costa, il problema è che o scegli ore stranoturne all'alba eccetera, altrimenti c'è un traffico. C'è anche un proverbio che dice volere e potere, quindi. No, ma io vengo con piacere, mi hanno anche invitato spesso per i film, per i libri. Grazie. Grazie a te, grazie. Ci rivediamo. Assolutamente sì, ma certo, di questo dipende da te. Senza telecamere. Ma anche senza telecamere, anche con le telecamere. Vabbè. Ci rivediamo prossimamente. Come volete voi. Come voi tu, noi. No, adesso ti davo del voi perché so che usa. Come volete voi, oh mia bionda regina. Benissimo. Come volete voi. Come volete voi, noi ci rivediamo e ti ringrazio, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.